Il manga ci ha appena mostrato i sorprendenti veri poteri del frutto Pad Pad. Potrebbe essere il frutto del diavolo più forte della storia, e potrebbe persino dare al suo utilizzatore la capacità di copiare altri poteri. Dopo averlo mangiato, l'utilizzatore può respingere qualsiasi cosa tocchi. Non solo, ma è uno dei pochi frutti che cambia permanentemente l'aspetto dell'utilizzatore. Dona delle zampe sui palmi delle mani, aiutano a respingere qualsiasi cosa. E intendo qualsiasi cosa. Può essere utilizzato per teletrasportare le persone, proteggere da attacchi, addirittura viene utilizzato per asportare tutto il dolore di Ruffy dal suo corpo. E ora, Eiichiro Oda ha finalmente spiegato completamente come funzionano i suoi poteri. Oltre ad essere in grado di respingere qualsiasi oggetto fisico, ha inoltre la speciale capacità di respingere anche le cose intangibili, come ha fatto con il dolore di Ruffy. Ciò significa che si può anche utilizzare questo frutto per estrarre qualsiasi cosa. Può rimuovere i ricordi, i sentimenti e i pensieri dal corpo di qualcuno, e trasformarli in qualcosa che puoi toccare. Di solito è in forma di una grande bolla che assomiglia ad una zampa. In questo capitolo, scopriamo che Bartolomeo Kuma non era solo il soggetto dei test di Vegapunk per i pacifisti e i serafini, soldati clonati super avanzati sviluppati per il governo mondiale, ma Vegapunk ha usato la speciale capacità del frutto del diavolo di Kuma per fare un sacco di altri esperimenti. E essere in grado di prendere qualcosa di invisibile, come l'immaginazione, e trasformarlo in una cosa reale, è molto simile alla teoria di Vegapunk sulla creazione dei frutti del diavolo. Supponendo che siano creati dalle immaginazioni delle persone. Quindi, è possibile che Vegapunk abbia utilizzato il potere del frutto del diavolo di Kuma per i suoi esperimenti con i frutti del diavolo. La migliore prova per questo sono in realtà questo elefante, questo procione e questo cane. Dato che nessuno di loro è un animale reale, ma oggetti che hanno mangiato un frutto del diavolo Zoan. Sappiamo che questa nuova tecnologia è stata creata da Vegapunk. Ma come può un oggetto mangiare un frutto del diavolo? Bene, secondo questa nuova spiegazione delle capacità di Kuma, dovrebbe essere possibile estrarre il potere intangibile di un frutto del diavolo e metterlo in un nuovo oggetto. Se fosse vero, allora non c'è alcun dubbio che il frutto Pad Pad sia il miglior frutto del diavolo in One Piece. Ma in questo ultimo capitolo, non solo abbiamo imparato molto su questo frutto del diavolo, ma anche molte cose nuove sul suo utilizzatore. Kuma non è solo la persona che ha mangiato il frutto Pad Pad, ma è anche stato uno dei personaggi più misteriosi e influenti dell'intera storia, passando da uno dei nemici più terrificanti per i Mugiwara, ad uno dei loro più grandi alleati e protettori. Ecco un rapido riassunto. I Mugiwara hanno incontrato Kuma nel capitolo 483, dopo aver appena battuto Gecko Moria. Ruffy era ancora privo di sensi, e gli altri erano tutti esausti dalla battaglia, quando Kuma improvvisamente si è presentato sull'isola. Si è scoperto che era uno dei membri della flotta dei Sette, che era stato istruito dal governo a uccidere chiunque avesse visto la sconfitta di Moria. Per proteggere Ruffy, Zoro e Sanji si offrirono come sacrificio. Questo ha portato ad una delle scene più drammatiche di One Piece, in cui Zoro sopporta tutto il dolore di Ruffy in cambio della sua libertà. Abbiamo anche scoperto che Kuma era in realtà una persona trasformata in cyborg dal dottor Vegapunk. Poco tempo dopo il loro primo incontro, i Mugiwara incontrano nuovamente Kuma durante l'arco dell'arcipelago delle Sabaody. Dopo aver colpito uno dei draghi celesti, il più alto crimine che una persona possa commettere nel mondo di One Piece, Kuma arriva insieme all'ammiraglio Kizaru e Sentomaru. E mentre Kizaru viene bloccato da Rayleigh, i Mugiwara vengono completamente sopraffatti da Kuma, e Ruffy, inerme, assiste ai suoi compagni che scompaiono davanti ai suoi occhi. A questo punto della storia, Kuma sembra davvero il peggior nemico che l'equipaggio abbia mai dovuto affrontare, ma dopo questo, la verità su Kuma è venuta gradualmente alla luce. Si è scoperto che stava cercando di proteggere i Mugiwara dall'ammiraglio Kizaru, mandando ognuno di loro nell'ideale posto per migliorare le loro abilità durante il salto temporale. Aveva perso gran parte della sua volontà, quando era diventato un'arma cibernetica per il governo, e questo è il motivo per cui aveva attaccato i Mugiwara su Thriller Bark. Eppure, aveva ancora abbastanza umanità per salvarli, e successivamente proteggere la loro nave, la Thousand Sunny, mentre giaceva incustodita in un porto delle Sabaody. Kuma voleva aiutare i Mugiwara, poiché era uno dei tre fondatori dell'esercito rivoluzionario, guidato dal padre di Ruffy, Dragon. Kuma e Dragon sono anche amici di Vegapunk, quindi,
Kuma ha permesso allo scienziato di sperimentare su di lui e trasformarlo in un'arma per il governo, anche se non capiamo ancora il perché di questo. Al momento, con Bonnie che sta per entrare nella sua bolla dei ricordi, sembra molto probabile che avremo un tragico flashback di Kuma nei prossimi capitoli, che risponderà a molte delle nostre domande. Prima di diventare un cyborg e di unirsi all'esercito rivoluzionario, Kuma era in realtà il re di un paese. Jinbe racconta che Kuma ha ottenuto il suo titolo di tiranno, poiché era un governatore crudele. Tuttavia, sua figlia Bonnie lo smentisce. E onestamente, per tutto ciò che abbiamo visto di Kuma, sembra che fosse in realtà una persona molto buona, con un passato tragico. Sappiamo che è tragico, perché Vegapunk ha promesso a Kuma di non rivelare la verità sul motivo per cui è diventato un cyborg, perché sentirlo sarebbe troppo doloroso per Bonnie. Una cosa che sappiamo è che Kuma fa parte di una razza speciale, e che anche se non è stato ancora confermato ufficialmente, è molto probabile che sia un membro della razza lunariana. L'unico altro membro noto di questa razza è King, il braccio destro di Kaido, che proprio come Kuma, è stato pesantemente sperimentato dal governo. I lunariani erano una razza di esseri umani alati, che vivevano in cima alla Red Line, prima che il governo mondiale fosse stabilito, ed erano conosciuti come dei. Hanno la pelle scura e sono in grado di generare fuoco dai loro corpi. E ci sono alcune prove che Kuma sia un lunariano. Ha la stessa pelle scura di King. È stato usato come prototipo per i Seraphim, che hanno tutti caratteristiche lunariane, ovvero le ali nere, il fuoco e la pelle scura. È anche probabile che i lunariani fossero una civiltà avanzata che viveva sulla Luna, che abbiamo visto nella mini avventura di Eneru. Se Kuma fosse un lunariano, spiegherebbe anche perché odiava così tanto il governo mondiale e perché ha formato l'esercito rivoluzionario con Dragon, proprio come King si è unito a Kaido. Inoltre, proprio come gli altri flottari, Kuma ha un tema animale. Kuma in giapponese significa letteralmente orso, e come ho analizzato in un altro mio video, si basa su una razza precisa, ovvero l'orso nero asiatico, che in giapponese si chiama Tsuki no Waguma, che significa letteralmente orso della luna. Nel capitolo 1072, c'è ovviamente un'altra grande rivelazione. Stassi ha appena tradito Lucci e Kaku. Viene rivelato che è un clone di un ex membro della ciurma dei Rocks, ossia Buckin, la madre di Edward Weevil, è il primo clone riuscito creato dalla Metz. Inoltre, sembra che Stassi abbia quello che sembra un frutto del diavolo Zoan Vampiro. In un altro video, avevo ipotizzato che Stassi o Buckin fosse il membro segreto dei Metz, che abbiamo visto nella copertina. Certo è che essendo il clone di uno dei Rocks, deve essere incredibilmente forte. Ma allora, perché il padre di Sanji non l'ha riconosciuta durante la cerimonia delle nozze? Stavano seduti allo stesso tavolo. Avevo anche ipotizzato che fosse la persona misteriosa che Vegapunk ha contattato. Inoltre, il fatto che Stassi è un clone perfetto, solleva la domanda su chi altro nella storia potrebbe essere un clone. Lo stesso Weevil è un caso molto interessante. Potrebbe essere anche lui un clone, magari non completamente riuscito. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.